malincuore stiamo lasciando Bangkok per dirigerci a Chiang Mai. Devi metterti la cinta, vai. Da 4.777 euro. Ecco cosa succede a essere sbadati. L'amico ha lasciato il borsone incustodito ed è stato richiamato per terrorismo. Sei stato richiamato per terrorismo? Mi sono sconcentrato. Concentrato. Ti do la possibilità di esprimerti e dire qualcosa di tuo su Bangkok. Come ti è sembrata Bangkok? Ha cambiato la tua fede, la tua mentalità? E allora, cari amici, siamo arrivati a Chiang Mai per vedere il festival dell'Oikatron. Every menu I... La scelta del cibo è sempre una scelta difficile. Live with me. Se cosa avete scelto? Pesolizio con carne, non so che carne sta prendendo. My friend, thank you. Welcome to Thailand. Kopun Krab. Kopun Krab. Me, another one. Another. Wow! Spicy! Prick nam pla. Sì, my friend. Sette piatti, due birre. €3,50 a testa con Mr. Happy. Allora, cari amici, siamo a Chiang Mai. Hello. L'emozione si buca il dito. Sta cagata. Sembra molto diverso da Bangkok, è più tranquillo, diciamo. Il mangiare è sempre quello, sono dimagrito. Stiamo per entrare nella zona vecchia di Chiang Mai. Da quelle che dovevano essere sono delle mura che circondano un perimetro quadrato. Allora, il Monaco, Angelo Palermo. Anche... Ormai ti ha convertita? Un'ora. Come on, okay. Io la lanterna, abbiamo scritto un paio di preghiere, io la appenderei qua. Angelo Palermo. Per 20 baht mi sono mangiato un gelato, mi sono sporcato la maglietta. Questa è per la festività dell'Oikatron. Beh, che vuoi fare? Torniamo a piedi? Ovviamente tutto. I fuochi ci sono. Lanterne. Andiamo, dai! Camion! Fatticelli! No! Quantum time.
E proviamo anche queste favolose banche di mare. La signora me la sta grigliando. Buono. Solo un Thai può dare fuoco a un altro Thai, la lanterna. E porta fortuna. La nostra lanterna è piena. Siete contenti di questa festa che stiamo vedendo qua a Chiang Mai? Contentissimo. È stata una bella esperienza, no? Figo. Sì, mai visto prima di loro. Tradizione buddista? Festività del Loi Katron, la festa delle lanterne. Ah. Visitare i templi con Antonio. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno, la stessa ricetta, mi starei qui in we go the outside first. As you want. Ok, I make one. Però dici che non è Zafira, è Chevrolet, hai visto? Allora, ci sono stati un po' di disguidi con Mr. Antonio, però. Ah, ok. Stiamo andando a vedere la tribù, come si chiamano? Hit Haile? La tribù dal collo lungo. Il mondo è tutta questione di vendere e comprare, no? Antonio, che dici? Direi proprio di sì. Devono vendere i prodotti, sì, no? Un prodotto locale. Speak English? No. No. Yeah. Okay. Hmm? What's your name? Mary. Mary. Rimangono impressionati, non rimangono impressionati per niente. Ma se non so neanche dove si trovano, appunto. Qui ci mi posso avvicinare. Allora, secondo me sono tutti falsi questi colli. È una pratica che non si fa più perché come fai a farlo?
e facciamo un giro in questa tribù. Hello. L'aborigena con la tecnologia. Si fa la videochiamata col marito. Oh Anto, vuoi boicottare il like di queste donne con il collo facendone una foto? Assolutamente sì. Direi proprio di sì. Vogliamo entrarci qua. Una madre con piccolo. Queste due, non ti piacciono queste due? Che no? No, no signore, ti fai solo male, non lo fare. Tiger Temple, ma stai finendo di dormire qua? Lo sono, cazzo. Tu hai sonno, Antonio? Molto. Che sonno ti hai fatto per avere questo tanto sonno, ragazzi? Prima pomodoro. Pronti per le tigri? Oh, 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 oh. Siamo sopravvissuti al contatto felino. I need you one more time. Sorry. Allora oggi abbiamo un cane e le ragazze hanno imparato la razza. Oh, we call cane? Pompa. Cane Pompa. Pumbari, thank you. Thank you. Banana. Dai banana. Antonio, vamos. Ciao. È normale, un occhio sta di cappato. Ma ce l'ha fatto, capisci? E vale un quarto dei soldi, Dano. 1.000 baht, all to me. È stato per me. Però basta poco, non è giusto. Ciao. Ciao. Dopo un buon massaggio thai. Cane? Poi ci vorrà due sciacqui sangue. Yeah.
Pronto, Giove? Prontissimo. Guarda la spazio che trozza. Panghè. Un cagliano si fa a cuore, no? Ok. L'ultima notte, ma non è che usciamo a vedere il paese, diciamo, sappiamo già diretto dove dobbiamo andare. Despacito! Cari, carissimi, ben ritrovati. Oggi stiamo andando a Chiang Rai. Siccome siamo ricchi noi, o andiamo col taxi. Cioè, abbiamo cambiato 1000 euro all'inizio della settimana scorsa. E adesso ci ritroviamo? 350. Più apri e poi più fai il circuito. Il circuito? Riesco a prendere anche la carne in mezzo. Andiamo. Ok. Sappi che stai a fare? Sì, ma non puoi mettere. C'è il latte di cocco che mi tocca proprio. Coconut milk. And you take inside the spice. Yeah. Il latte metti il chiave qui. Come potrei più? Prendi una a me. Posso aprirmi in due? Servo. E che cazzo fa da sapere a cui? E qua la fresca. Ma come ci sta portando questo? Le sorelle autiste ci stanno portando in giro per il mondo. Sai come si dice una bionda? Drogata. Ci siamo riusciti alla grande. Eh sì. Eccolo lì. Sempre 50 baht per vedere il tempio bianco. Noi. Beh, sto tempio è bello, però troppa gente che rovina l'atmosfera del tempio. A 7 minuti alle 10 l'orologio è iniziato a suonare ed è partita una canzoncina e stanno tutti lì a guardare. Prima e ultima sera a Chiang Rai, si mangia sempre e qua dicono che stanno morendo di fame. I'm Mr. Happy! Welcome to Thailand!